Buon pomeriggio a tutti e bentornati a Don't Starve su Hearthstone Known Place. Ci siamo lasciati l'ultima volta all'appena iniziata estate e oggi continueremo, insomma, questo viaggio noioso dell'estate. Allora, eccoci qua, frigo pieno, che è sempre un'ottima cosa. Il food sta un po' scadendo. Quindi. Facciamo così. Fa abbastanza caldo. Ecco, abbiamo visto un'altra palla di neve che spegneva un incendio. Ok, almeno abbiamo cibo per un altro paio di giorni. Dai su, fa sto kebab. Ci serve un po' di legna, un po' di paglia, twigs. Eccolo lì, bam, un altro incendio spento. Penso che ormai abbiamo capito, insomma, come funziona. Ok, prendiamo la thermal e si va. Un incendio. Vogliamo andare nella palude a vedere cosa c'è? No. Regolare. Cos'è questo rumore? Parapapapa. Come possiamo vedere tutto procede per il meglio. Ora ci facciamo anche un bel... Eccolo qua. Questa è un'altra ulteriore protezione contro il sole. Quindi, insomma, quasi ora di tornare. Ah, qui siamo vicini al cimitero, ok. Cominciamo a tornare. Eccoci qui, qui c'è comunque un bell'incendio acceso.
Approfittiamone della luce. Facciamo una monster lasagna, dai. Oh, luna piena, si continua. Raccogliamo poi tutto domani. Voglio approfittare il più possibile dei funghi. E c'è un coniglio. Le rane dormono. Andiamocene. Pick. Ah, Evil Flower. Questo proprio non ci serviva. Ah, eccoci qua. Ok. Non malissimo, non malissimo. Qui è pronta la nostra lasagna. Che useremo per i maiali. Ghiandole. Continuiamo. Raffreddiamo un po' la thermal. Raccogliamo un po' di legna. Oh. No, no, no. Ok. Vattene, vattene, vattene. Vi spiego benissimo cos'è quella cosa. Quello è... Oh, caspita. Tocca tornarcene. Dobbiamo andarcene, dobbiamo andarcene, dobbiamo andarcene. Ciao, Daro. Allora...
Sto facendo un video di Don't Starve, saluto agli spettatori di Ariston Noob Place. Ok. Ok. Ciao Mare. Quindi, come vi stavo dicendo, quello è un albero, un boss degli alberi che ogni tanto spawna Ok. Ogni tanto spawna ed è un problema, è potentissimo. Ah, speriamo solo che l'abbiamo perso il target. Ah, abbiamo un po' fame, mangiamoci una polpettazza. Anche due, visto che stanno andando male. Il cibo che sta andando male non vi farà male. Però, insomma, ecco, non è il massimo. Allora, speriamo che due cose. Che sia rimasto vivo perché ci può aiutare contro i ragni. Ah, mi sa che no, l'hanno ucciso. E si sono mangiato tutto. Eh sì. Qui c'erano molti meno occhi, quindi vediamo. Ok. Si era mangiato un po' di roba. Ripiantiamolo e ce ne andiamo. Abbiamo preso una bella leafy meat. Riprendiamo anche il nostro piccone. 9%, va bene, meglio di nulla. Faccio un'altra roccia. Allora, che cosa sto pensando di fare? Sto pensando di raccogliere un paio di nitri per permettermi di fare il fuoco portatile dei nitri, che è questo, per partire un paio di giorni. Ok, mi serve un nitro e lo posso prendere on the way. Quattro morsel. Quella carne la possiamo dare al pig King Ping. Pig King. in cambio di oro. Quindi quelle piante possono anche essere un buon modo, diciamo. Una volta che sono fully grown, sono cresciute al massimo, le ammazzate, prendete la leafy meat, la ripiantate e aspettate che ritorni di nuovo al massimo. In questo modo poi prendete le carni e le date al maiale. Se non sbaglio, da 2 oro per ogni carne, ma non ne sono sicuro. Ora, la mia intenzione quale sarebbe? Di partire verso questo deserto per prendere un po' di rocce che ci può servire in autunno per fare le farm. Altrimenti in questo... No, qui ci andremo in autunno. Sì, dobbiamo andare a sud. Dobbiamo andare a sud, è un viaggio di un paio di giorni. Quindi ci prepariamo per la spedizione. Cosa ci portiamo? Ci portiamo ovviamente cibo. Quindi una polpetta e 10 kebab.
Ok. Ci portiamo tutti gli attrezzi possibili. No, di questo non ci serve nulla per il momento. Di qui neanche. Hola! Ciao Manto, sto registrando. No, puoi parlare, saluta i miei fan, i miei 35 mi piace che mi seguono su Facebook. Niente, sto finendo questa un paio di giornate su Don't Starve. Se sei tornato, giochiamo a Rainbow. Tu ci sei? Ok, bella, ciao. Quindi, come vi dicevo, cibo, attrezzi e cercate di partire sempre con lo zaino più vuoto possibile. Allora, prima di partire, ricordiamoci di appendere le rane. E di ricaricare il Flingomatic, perché se mentre siamo via la base prende a fuoco, poi piangiamo. Allora, da qui non ci serve nulla, da qui ci serve nulla, e da qui dov'è il nitro? Eccolo qua. Le ghiandole le lasciamo giù e via, si parte. Allora, penso faremo due tappe. La prima sarà una tappa per rinfrescarsi e riprendere la Thermalstone, mentre la seconda quella definitiva. 29. Ok. Ah, eccolo qui il nostro boss. Non ce l'ha più con noi, meno male. Speriamo che Abigail non attacchi briga, anche se non credo. Ogni tanto si trova qualcosa. Ecco, come vedete, questo, diciamo, spring è stato fin troppo buono. Purtroppo dovremo buttare il mangiare. Purtroppo. Io cerco sempre di mangiare il più possibile, non di non buttare niente, magari approfittandone per ricaricarsi la vita. Ah, non abbiamo scoperto il fuoco, errore, 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 da principianti. Vabbè, troveremo una soluzione. Troveremo una soluzione. Eh sì, ci conviene tornare giù. Ok, ci conviene tornare. Ora, di solito durante l'estate, quando si ha la possibilità di avere le fattorie, si cercano. Si cercano di coltivare i watermelon perché rinfrescano. Comunque dovremmo farci dei ghiaccioli. E in ogni caso cercate sempre, come sto facendo io, di camminare sotto o attraverso gli alberi. Perché gli alberi sono fonti di ombra. Va bene, perdiamo un po' di vita, però l'importante è non morire, ce l'abbiamo fatta. Sblocchiamo subito il fuoco, così ci siamo rimessi a posto. Il kebab dà vita 80, 81, 1 di vita. Forse perché è andato quasi a male. Sì. Va bene, mangiamoli tutti.
Almeno abbiamo ripreso 9 di vita. Anche abbiamo anche dei gerchi. Vabbè, perlomeno abbiamo ricavato un oro. Ah, ma qui avevamo 20 oro, io non me ne ero neanche accorta. Posiamo il nitro per adesso. Posiamo questa scorta di pietra. Ok, abbiamo 2 stack di erba che non è male. Siamo proprio nel bel mezzo dell'estate ed è caldo, quindi sto cercando di pensare cosa sia meglio fare. Non lo so. Perché vorrei andare giù ed esplorare qui questo pezzo. Però ho paura. Va bene, dai, partiamo. Fa niente, partiamo. Partiamo adesso. Partiamo adesso, cerchiamo di fare un po' di strada con la torcia, vediamo cosa succede. Così ci portiamo a metà strada. E camminando con la notte dovremmo essere un po' più freschi. Poi col giorno faremo un fuoco, faremo la prima tappa, ci raffreddiamo e ripartiamo. Ricordiamoci che qui c'è il nostro amico. Ora, una cosa che non dovrebbe succedere, o saremmo nei guai, se arrivano i cani. Se arrivano i cani è un problema. Adesso non mi ricordo se la torcia porta calore oppure no. Quindi se porta calore... Ok. Vabbè, le parolacce, va bene, dimmi tutto. Ah, qui potrebbero... Sì, sto registrando, dimmi, dimmi. Allora, potrebbe esserci un problema per gli struzzi, ma di notte dormono, quindi siamo abbastanza tranquilli. La torcia sembra non portare calore. Quindi sto procedendo tutto abbastanza bene. Eccoci qua. Va benissimo, la Thermal Stone è ancora fredda, quindi possiamo esplorare un po' il posto e domani mattina col chiaro fare il fuoco. Possiamo prendere qui un po' di carbone, un po' di roccia, legna. Sembra abbastanza ricco il settore, diciamo così. Quello cos'è? Ah, è un buco. È un buco. Oh. Eccoci qua. Salve per un pelo. Allora, questo è un buco. Come possiamo fare? Potremmo anche pescare qui. Ho visto un piccolo laghetto. Purtroppo questo Charlie non può essere eliminato perché c'è l'acqua in mezzo, quindi non possiamo attraversarla, però il giorno è quasi arrivato. Ok. Ah, qui c'è un po' di oro.
Benissimo, un altro po' di pietra con nitro. Perfetto. Con la scusa abbiamo ritrovato anche un po' di oro, pietra, flint. C'è un po' di carenza di erba, ma purtroppo in estate, tra gli incendi e il fatto che con la siccità non ricresce, una delle difficoltà maggiori è farmare twigs e grass. Ah, qui c'è un'altra lure plant. Ok, buono sapersi. Api. Ok, questo in autunno sarà un ottimo spot per farmare. Qui le berry sono tutte essiccate. Raccogliamo questo. Ok, abbiamo esplorato anche questa parte di mappa, che è un'ottima cosa perché ce la ritroviamo poi per l'autunno. Quindi è un lavoro che comunque andava fatto. Ok, facciamo una tappa prima di ritornare. Cerchiamo di spingerci sempre al limite, ovviamente con le giuste precauzioni. Ombrello, cappello, passiamo da sotto gli alberi. E teniamoci sempre pronti con il fuoco qualora dovesse arrivare la schermata rossa. Comunque, con il fatto che passiamo sotto gli alberi dovremmo farcela. Il cimitero di solito è sempre fresco. Eccoci qua, subito pronti, fuoco. Si aspetta un po', si rinfresca la thermal stone. Aspettiamo qualche secondo. Benissimo. E si riparte. Non abbiamo più erba, quindi potremmo non essere più in grado di fare un fuoco, ma dovremmo farcela con le nostre forze. Ora, una cosa importante da dire è che quel boss che abbiamo incontrato, l'albero, è utile per difendersi da cani, ingranaggi, Walter, qualsiasi tipo di boss, ma dobbiamo stare attenti se dovesse mai spawnare vicino ai bufali, perché è in grado di ucciderli tutti. Quindi se avete bufali vicini, evitate di rischiare di portarlo. Va bene, abbiamo farmato un po' di pietra. Abbiamo formato un po' di flint, un po' di oro. Il cibo ce l'abbiamo. Ci facciamo una polpetta. Mettiamo due tronchi sul Fingomatic, giusto per essere sicuri che sia carico. E altri 5 giorni estivi sono passati. Vi ringrazio per avermi seguito e ci vediamo alla prossima. Ciao.